piaciuto che cosa? Sicuramente il fatto che la gente abbia capito che ancora esiste una squadra, una società e un allenatore che hanno gli attributi, hanno la possibilità di dimostrare tutto il loro valore. Tutto qua. Questo perché qualcuno, secondo me, ultimamente ha perso questo tipo di considerazione. Questo è un dato obiettivo. Qualcuno, mi riferisco a chi poi è preposto a comunicare anche all'esterno. Queste. La squadra esiste, chiaramente abbiamo avuto dei momenti difficili perché tantissimi infortuni non preventivabili. Ho sempre detto come società che insieme a mio cognato nel momento in cui si arriva il mercato la società avrebbe fatto degli aggiustamenti, cosa che ha fatto anche lo scorso anno. L'abbiamo fatto uno addirittura in corso d'opera perché abbiamo preso il difensore centrale, visto che c'era stata una moria dei quattro difensori, abbiamo preso il quinto, che è stato colpito da sette pure lui, perché il povero Berrantini alla prima partita si è rotto due coste, come voi ricorderete. Io penso che adesso bisogna lavorare tutti insieme per creare un clima di armonia nel tessuto della città e soprattutto nell'ambiente e nella testa dei tifosi, perché qui tutti quanti lavoriamo per un fine comune, quello di rendere grande la squadra e di dare soddisfazione ai tifosi della Serenitana che seguono con trepidazione e dico sempre con molto affetto parecchi di loro, perché solo gli assenti hanno torto. Io li trovo presenti in tutta Italia. Ieri stavo a Milano, c'era uno da scorta, mi ha detto: Presidente, oh, per forza Serenitana domani, cioè, sono tutti. Devo dire, c'è un senso dell'attaccamento particolare dei serenitani.